2 aprile, mercoledì, tramonto, viale Jenner. Video in bianco e nero. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey Frederick, you my mellow. Now let me hear what I sound like. Traffico insopportabile. Snoopy Doggy Dog in sottofondo. Mi sembra un sottofondo musicale adeguato allo scorrere di queste immagini metropolitane. Canzone moderna cantata su un sottofondo di una storica canzone dei Doors. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. 18 gradi. Ma la temperatura, mano a mano che ci avviciniamo alla serata inoltrata, scende con una forte escursione termica. E mentre dentro di me penso che in fondo parlare di problemi meteorologici serve a riempire il tempo quando non hai un cazzo da dire, in volo su via McMahon, all'incrocio con via McMahon. I'm trying to take the leap. Hold on, little homie, for you run into the trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police want to flash their lights and chase the light. È una delle linee circolari più leggendarie di Milano, perché funziona 24 ore su 24 e di notte ci sale su qualsiasi elemento appartenente alla più disparata fauna del pianeta. Potrebbe essere tranquillamente girata una scena di Blade Runner con individui che paiono appartenere ad altri pianeti, persino geneticamente modificati. Ma in fondo è il bello della metropoli, la varietà dei tipi umani che ci puoi incontrare. Riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm. Molti hanno comprato il motorino nel tentativo di districarsi nel traffico con una facilità e una rapidità che gli permette di guadagnare tempo. È una pia illusione, perché tutto il tempo che tu guadagni muovendoti col motorino lo perdi in termini di stress per i rischi che corri. Perché una cosa è fare un incidente in macchina, altra cosa è cadere con la moto o essere investito con la moto. E quindi da qui lo stress. E poi quando arrivi prima a casa, dopo una giornata di lavoro che ti è servita appena a pagarti le bollette, in fondo significa solo pensare prima al tempo che hai sprecato.
quando invece stando tranquillamente in macchina nel traffico ad ascoltare della musica potresti meditare su una scappatoia, su una possibile scappatoia. E alla fine, a furia di meditare sulle scappatoie, mentre manifesti annunciano che Pissarro, un pittore, c'è a Pavia per una mostra, e mentre sei lì a pensare a delle possibili scappatoie, trascorri la vita a pensare questo, diventa la sua unica scappatoia. Perché alla fine, se tu non fai quello che pensi, sei solo un percorso, non sei un arrivo. Ma giuro che mi impegnerò per essere un arrivo. Non manca molto. Oh, una stazione Total Erg stilizzata. L'arte al servizio del commercio, come è sempre stato da qualche anno a questa parte. Una playground lì in fondo ci fa sentire per qualche minuto americani. Immagini storiche di una Milano postmoderna che resta ancorata al pensiero unico del farcela per arrivare alla fine del mese. Tutto questo spreco di metalli, benzine, gasoli, cemento, calcestruzzo armato ha un solo fine: arrivare alla fine del mese. Che spreco assurdo. E milioni di uomini nella torsione dei loro corpi e dei loro pensieri si ammalano pensando che il loro modus vivendi sia il migliore del pianeta, perché hanno il culo disteso sul sedile di una macchina. Assurdo. Cerco di zoomare un po' qua e là per mostrare qualche immagine meno scontata. Ecobus, autobus a basso impatto ambientale. Mentre c'è sempre il coglione di turno che suona il clacson e sgasa perché pensa in questo modo di arrivare prima. Ma dove cazzo sta andando? Se non verso la constatazione più rapida dell'inutilità della giornata che ha trascorso. Il vecchio Snoopy ci dà dentro, eh? E in fondo questa musica fatta di niente è in qualche modo la trasposizione in forma musicale della letteratura di Bukowski. Basi musicali che esistono da sempre, con un adeguato adeguamento, un adeguamento, diciamo, di parole che scrivono su questo foglio di note, che scorrono e sono musica sulla musica, musica nella musica, perché sono rime, semplice poesia, discorsi di strada in forma di rima poetica.
È come ascoltare una buona chiacchierata in giro per le strade di una qualsiasi metropoli del mondo, con qualche persona a sud del mondo che ci dà dentro con le sue allocuzioni tipiche, gli slang che hanno una inventiva inusitata fuori dal comune e comunque creazione di nuovi linguaggi, secondo me interessantissimo. Quindi ben venga il rap e ben venga la musica classica. Ecco, io sono per il rap e per la musica classica, sono per i vecchi e per i bambini. Le persone medie, le età medie, le vite medie mi sanno di mediocrità, le vie di mezzo mi sanno di scorciatoie, furberie italiche. Letti filo davanti a me e mi ricorda il passo di un romanzo di un autore che ho già dimenticato perché non mi piacque. Uno di quelli che è il papà editor di una grossa casa editrice e che ha un'autostrada spianata nel mondo letterario, ma alla fine, come ha detto Henry Miller, non ho soldi, non ho risorse, non ho successo. Un anno, sei mesi fa pensavo di essere un artista, oggi so di esserlo. Parole da scolpire nel marmo. Mentre incontro un autobus della Marino che mi fa venire in mente tutte le volte che ho viaggiato da Milano verso Ostuni e viceversa, con autisti con occhi gonfi di stanchezza che miracolosamente portavano a termine le loro missioni, fumando nelle soste degli autogrill sigarette di disperazione, mentre sempre nei suddetti autogrill una persona stava alla cassa, faceva i panini, faceva i cappuccini, riforniva di benzina agli automobilisti. Nella notte solitaria sull'autostrada, in qualsiasi località italiana, ci siamo fermati con gli autobus della Marino. Flessibilità la chiamano, io la chiamo contorsionismo. Solo che c'è un contorsionismo che è arte, che è quella basata sulla volontà di chi contorce il proprio corpo e lo mostra come prodotto estetico di una modifica corporea agli spettatori, e c'è invece una contorsione dell'anima, che è quella a cui si giunge dopo anni e anni in cui da solo hai vissuto quelle notti come Lino Banfi nel film Vieni avanti cretino. Si vive meno, si campa meno, ma alla fine nessuno si salva, anche chi trae frutto da un simile sfruttamento muore magari di cancro a causa delle sigarette o dei sigari, che spumacchia alla faccia delle persone che sfrutta. Ecco, siamo arrivati a Pero, in fondo ci sono delle strane costruzioni, credo che quelli in fondo siano degli uffici comunali, mentre questo sulla sinistra è un silos per parcheggi. Quello lì in fondo è una torre di non so bene cosa.
sono tutte opere che fanno gridare alla civiltà, no? Quando invece la civiltà è conservare la capacità di pensare leggendosi un libro davanti a un caminetto, ascoltando il crepitio del fuoco. E in qualche modo pensando che si sta godendo di quel tepore grazie all'amputazione di altri esseri viventi, tronchi di alberi. Passo sempre da questo tratto di strada per tornare a casa mia a Corsico. Farò un pezzo tagliando da Figino, che è una frazione di Milano. Nelle campagne, pezzi di prato che, apparendomi dopo chilometri e chilometri di asfalto, cemento armato, vetro metallo, sono come delle piccole oasi per la vista che viene rinfrancata e gode, diciamo, a tratti, inondandosi i miei occhi di verde. E ascoltando nell'aria quasi i profumi della natura. A quest'ora il traffico è nevrotico, centinaia di macchine scappano da Milano dopo terribili 8 ore di lavoro e si involano verso casa sperando di incocciare più in là in qualche ora nel sonno ristoratore, incontrando però spesso insonnia che nessuna melatonina potrà mai guarire, perché è un'insonnia esistenziale, è l'insonnia dell'insoddisfazione di un tipo di vita che non si sopporta più, ma dalla quale non si riesce a uscire perché ti ha reso schiavo, rendendoti assuefatto. Eccoli qua, i prati, che ovviamente la ripresa in bianco e nero non può rendere nel loro